In questi giorni sto vedendo moltissime persone che sono molto più presenti su LinkedIn. Stando a casa probabilmente si ha anche più tempo da dedicare alla piattaforma, o comunque si decide di cercare di scoprirla, così come stiamo cercando di scoprire tutti quanti, tutti i modi possibili per rimanere in contatto, senza vederci di persona, cosa che per noi italiani sicuramente non è proprio semplicissima. Che cosa allora possiamo fare in questo periodo per migliorare il nostro utilizzo di LinkedIn? Sicuramente è interessante andare a vedere cosa possiamo fare col nostro network. Quindi, dopo aver ottimizzato il profilo, il secondo step è sempre quello di creare il network giusto, corretto. E in questo cosa possiamo fare nello specifico? Innanzitutto andare a vedere quali sono le nostre attuali connessioni. Perché sicuramente se noi, come tutti, siamo partiti da un utilizzo in cui accettavamo chiunque nella nostra rete, adesso ci ritroveremo con delle persone che non conosciamo, ma che non sono neanche nel nostro target o comunque utili al nostro obiettivo. Obiettivo di business piuttosto che di relazione, di creazione di prospect, partner, ricerca lavoro, eccetera. Quindi andiamo a vedere quali sono le nostre connessioni e decidiamo chi tenere e chi eliminare. Non serve a niente avere un network enorme, ma fatto di persone che non sono interessate a noi, perché nel momento in cui noi, come terzo step, andremo a scrivere, andremo a fare dei post e dei contenuti, vogliamo che siano visibili alle persone che sono veramente interessate. Se no è uno spreco di energie, perché non saremo visibili a tutti. La visibilità organica non permette questo, quindi quelle poche persone che ci vedranno dovranno essere in target. Il secondo step sarà invece quello di cercare le persone proattivamente. Quindi andremo sulla barra delle ricerche dopo aver capito le nostre diverse buyer persone, quindi quali sono i cluster dei nostro target, i nostri diversi target, andremo a guardare chi c'è su LinkedIn. Non è detto che tutti siano su LinkedIn, questo è assolutamente vero. E per andare sulla ricerca proattiva si va sulla barra e si iniziano a utilizzare sia i filtri che gli operatori booleani. In questo modo noi riusciremo gratuitamente a trovare una serie di persone che sono noi utili. Una volta che abbiamo trovato queste persone, c'è il terzo step, cioè cercare di studiare la persona, cercare di interagire con la persona, con i suoi post, con gli articoli che ha scritto, seguendolo, vedendo in che cosa è interessato, che cosa scrive, che cosa condivide. Dopodiché, cercando un punto d'incontro, andremo poi a mandare un messaggio personalizzato. Quando noi inviamo una richiesta, personalizziamo sempre il messaggio. Diciamo alla persona perché lo vorremmo nel nostro network, che cosa pensiamo di poter fare insieme. Per ultimo step è quello di coltivare la relazione. Coltivare la relazione non significa che nel momento in cui una persona ha accettato la nostra connessione, noi proviamo a vendere, mandiamo la nostra presentazione e ci aspettiamo che l'altro sia ben contento e accetti di fare business con noi. Quindi è una creazione di relazione. Esattamente come creiamo le relazioni personali vis-à-vis, le possiamo creare online, quindi cercando di capire in che modo noi possiamo essere utili gli uni agli altri e anche inviando magari dei contenuti con messaggi privati alla persona per far vedere che noi siamo veramente interessati a dare un valore aggiunto. Il business verrà dopo. Sul social prima si dà e poi si riceve. Nel momento in cui si crea un rapporto di fiducia, allora a quel punto lì, quando avranno necessità del vostro prodotto o servizio, sapranno che voi ci siete, sapranno che siete stati utili, che c'eravate anche in un momento in cui non vendevate nulla o loro non compravano nulla. E quindi sarà questo il modo in cui poi implementerà il vostro business. Quindi mi raccomando, dedicate un paio d'ore a creare il vostro network e a ripulirlo. Sicuramente ne traerete molto molto beneficio.